Buon pomeriggio a tutti, benvenuti in Alma Social TV, training broadcaster di Alma Laboris Business School. Mi presento, sono Marco Stile, faccio parte dell'area comunicazione di Alma Laboris. Sono lieto di essere qui con voi per introdurvi e per accompagnarvi durante l'evento formativo gratuito a cui state per assistere. Dandovi ancora un caloroso benvenuto, vi ricordiamo che ci troviamo in una sezione che io definisco sempre abbastanza particolare del nostro palinsesto, Power Mind Corner, focus sulle opere dell'ingegno umano, sempre al lavoro su nuovi progetti, sempre al lavoro su nuove idee e anche per quello che io credo possano essere anche delle tematiche per in un certo senso provocatorie verso il mondo del lavoro di oggi e il mondo in generale. Proprio come il titolo di questo libro, lo scopriremo appunto presentando il libro Ma perché non te ne vai? Due mondi distanti e diversi. Un ragazzino che sta affacciando adesso alla vita, perennemente in lotta con l'universo, un uomo piuttosto burbero, indurito da quelle che sono le difficoltà e gli eventi della sua esistenza passata, possono avere dei punti in comune e diventare buoni amici? Lo scopriremo con Christian Coduto, autore di Ma perché non te ne vai? Libro edito da Milena Edizioni. Il dottor Coduto è un autore già conosciuto nel mondo della narrativa di genere. Il suo primo libro, Spalla a spalla, datato 2018, è nato a Castellamonte, in provincia di Torino, nel 76. Nel 90 si è trasferito a Caserta, dove ha maturato delle esperienze sicuramente importanti che l'hanno portato ad essere uno dei punti di riferimento per quanto riguarda la cultura cinematografica nell'area casertana, proprio perché si è speso molto nell'ambito cinematografico. È stato anche il direttore artistico dello storico cineclub Vittoria di Casagiove, ha fondato la rassegna Independent Duel presso il Cinema Duel di Caserta, riuscendo a portare dei nomi eccellenti sia dal punto di vista teatrale che cinematografico. Benvenuto Christian, buon pomeriggio. Ciao Marco, buon pomeriggio a te, quasi sera, diciamo, non mi sono ancora abituato al fatto che insomma alle 6 del pomeriggio ci sia ancora luce. Guarda, è vero, in effetti stiamo trasmettendo in un periodo in cui le ore di luce sono sicuramente tante e questo non può che farci piacere, in effetti a vario titolo, diciamo, ecco. Io ti chiedo subito, penso che questa sia una domanda abbastanza gettonata, ma voglio fartela lo stesso, il titolo del libro, cosa ti ha portato a scrivere Ma perché non te ne vai? Perché non te ne vai, ecco, quali sono state le tue fonti di ispirazione e perché è stato scelto questo titolo? Allora, l'idea per Ma perché non te ne vai è nata quando ho fatto la prima presentazione a Caserta di Spalla a spalla, il romanzo di cui tu parlavi prima, il mio romanzo di esordio. Quel giorno mi chiamarono, sai, tanti amici, parenti, eccetera, che volevano venirmi a fare in bocca al lupo, no, per la presentazione. In particolar modo mi chiamò Pietro. Pietro è un ragazzino, all'epoca aveva 17 anni, disse: no, Christian, non posso mancare, lui fa parte del gruppo giovani di un'associazione di cui facevo parte. E dissi: Pietro, ma tu non guidi, è un po' più tardi la sera, mi spavento pure che tu te ne debba tornare poi o col pullman, non venire, vieni la prossima volta quando siamo più sicuri che sai come tornare a casa. E invece quando sono arrivato lì quel giorno me lo sono trovato davanti. E mi disse: no, ma non sarei mai potuto mancare. Mi diede un grande abbraccio, io all'epoca già avevo 40 anni, padre-figlio, era un abbraccio padre-figlio, e in quel momento mi è venuta in mente l'idea di un ragazzo perennemente arrabbiato, imbronciato, sempre in lotta contro tutti, che poi sarebbe diventato Sebastiano, il protagonista del libro. Quindi, parlando col mio editore Moreno Cascello, della Milena Edizioni, che è poi anche un grande amico, gli raccontai questa cosa e mi venne in mente questo titolo che è un po' buffo, no? Ma perché non te ne vai? Perché entrambi convenimmo che può avere una doppia valenza. Da un lato una cosa del tipo: se una cosa non ti va bene sei liberissimo di andartene e scegli un'altra strada. Dall'altro però è perché non rimani, perché può avere anche la valenza opposta. Ci piaceva questo doppio gioco e ho deciso di utilizzarlo come titolo del romanzo. Mi piaceva questa doppia idea, era un po' comica, perché avevo l'idea di essere una cosa buffa, anche se il romanzo non è poi così completamente buffo come possa sembrare in apparenza, è abbastanza amaro. Mi sembra... Io onestamente avevo pensato ad altro, sinceramente. Avevo pensato fosse un qualcosa che ti fosse stato rivolto, insomma, come dire, perché non te ne vai via di qua, ecco, cioè... Una roba che potesse avere a che fare con il futuro dei giovani, più che altro, con opportunità occupazionali. Allora, contestualizzando nel romanzo
allora, il protagonista, che è appunto Sebastiano, incontra questo vecchietto che si chiama Francesco per un lavoro. Praticamente lui deve fare da badante a questo vecchietto, anche se in realtà questo vecchietto, diciamo, è meglio di noi, cioè nel senso prende zompetta allegramente, una persona molto vista. Beh. Lui però si annoia, perché questo vecchietto ha tutti i suoi modi di fare, eccetera. Il vecchietto ha detto: ma se tu non ti stai annoiando, perché non te ne vai? Quindi io ho estrapolato questa frase, che però per me è un invito anche a rimanere. È vero, nella frase in questione lui gli dice: se tu ti stai annoiando, sei liberissimo di andartene e trovare qualche altra via di fuga, di lavoro, eccetera. Però preso in un contesto più ampio, mi piaceva questo doppio significato, per questo l'ho utilizzato come titolo del romanzo. Mi sembra davvero sinceramente carino, ecco, in effetti. Io penso che comunque in questo libro possano esserci comunque delle esperienze personali. Ci sono elementi autobiografici, come queste esperienze hanno influenzato, insomma, la scrittura del libro. Allora, quando scrivi, se hai voglia di raccontare qualcosa di tuo ce lo metti sempre. Confermo. Però non deve essere una cosa totalitaria, perché leggere la storia della vita di Christian Cotutto non mi interesserebbe a nessuno, diciamoci la verità, perché dovrebbero leggere la storia della mia vita, non sono nessuno. Ci metti qualcosa di tuo e poi lo rendi romanzato, cioè nel senso, chiaramente lo utilizzi in un contesto più ampio, descrivendo dei personaggi che potrebbero essere reali, sono realistici ma non sono veri. Sicuramente c'è molto della mia esperienza, perché per quanto io abbia 47 anni, anche io sono stato giovane, lo so che uno non ci crede, ma anche io sono stato 19enne, e a 18-19 anni eravamo tutti quanti ribelli, no? Il mondo non ci capisce, gli amici non ci capiscono, i genitori non ci capiscono, non ci capisce mai nessuno, fondamentalmente, che poi che ti devono capire, fondamentalmente stai crescendo e ormonalmente sei talmente in crescita, stai diventando un essere adulto, è chiaro che c'è un po' di lotta interiore. Sebastiano non viene capito da nessuno, ma perché in primis non accetta se stesso. Quindi prima deve fare un percorso interiore e poi forse magari il mondo circostante lo incomincia ad accettare, o lo incomincia ad accogliere come essere umano. Sì, c'è qualcosa di mio, considera che io, insomma, spesso nelle associazioni ho a che fare con i gruppi giovani e io mi interagisco molto con le nuove generazioni perché le adoro. Molti, sai, dicono: vabbè, i giovani devono crescere, eccetera, pare che debbano arrivare a 90 anni per poter dire qualcosa. Invece i ragazzi devono esprimersi adesso, che stanno 18, 19, 17 anni, hanno le loro idee e nessuno le ascolta. Invece a me fa piacere confrontarmi con le nuove generazioni, perché hanno un sacco di idee, hanno un sacco di pensieri, no? Sono fresche, sono stimolanti e spesso mi danno anche dei consigli. A me mi diverto, tipo in amore mi danno i loro consigli quando dico: io sono troppo sfigato, no Cristian, ma tu dovresti fare così, io li trovo favolosi. E quindi ho preso molto spunto da loro. Infatti, tra i primi a cui ho fatto leggere degli estratti del romanzo, prima di presentarlo poi alla casa editrice, ci sono stati ragazzi di 16-17 anni, perché ho detto: se loro si ritrovano nella figura di Sebastiano, significa che la storia è realistica, altrimenti devo stravolgere tutto. Quando loro mi hanno detto: sì, Cristian, per Sebastiano potrei essere tranquillamente, io mi sono rasserenato e ho continuato a completare la storia. Ecco, appunto è una storia in cui comunque, ecco, sicuramente c'è del confronto tra generazioni, il confronto a volte può far nascere un contrasto, se vogliamo. Diciamo non a volte, ecco, per come hai detto benissimo sempre. Tu, sempre così, noi abbiamo, parlo della mia esperienza personale, ho 29 anni, ma comunque anche superata la fase adolescenziale i contrasti con i genitori rimangono, con le generazioni passate. Con i colleghi di lavoro un po' più adulti, con i parenti, ma con tutti, cioè con gli amici più grandi. Il confronto, fino a quando è produttivo, fino a quando è costruttivo, secondo me che ben venga. Quando è distruttivo, quando non ha senso, non porta da nessuna parte, no, non sono d'accordo. A me piace, vuol dire, confrontarmi con delle generazioni diverse dalle mie, sia più grandi sia più piccole, mi permette di apprendere delle cose. Cioè i ragazzi più giovani, le ragazze più giovani mi insegnano, per esempio, delle forme di comunicazione che io non conoscevo.
con i social, anche modi di dire, no? Anche tipo verbale, ecco, verbalmente secondo me c'è un... cringe, sai queste cose, cringe, no? Questo è cringe, io adoro, sai quelle cose, no? Spiegatemi, mi diverto tantissimo di queste cose. La prima volta che mi hanno spiegato com'era, cosa significava cringe, è stato cringe, perché in effetti, ecco, far spiegare già una cosa del genere, suppone che io non abbia magari i mezzi per comprenderlo immediatamente, ma in effetti ci sta. Beh, è divertentissimo, tipo soprattutto a Caserta, dove insomma dove vivo io, tipo lo utilizzano in continuazione, vado in palestra tipo, poi tipo, e c'è questo tipo che viene ripetuto in continuazione. Per intercalare, certo. Come intercalare, divertente, ma noi utilizzavamo cioè, utilizzavamo i nostri modi negli anni magari 80, 90, è semplicemente un intercalare che si è evoluto. E questa cosa mi piace. Le persone più adulte di me, però hanno un'esperienza che io per esempio non ho ancora, hanno sicuramente molto da raccontare, cioè le persone più anziane di me, ma intendo anche persone anziane in valore assoluto, sono comunque portatrici della nostra storia, del nostro passato. Cultura. Portano con loro uno spaccato di Italia sicuramente dimenticato rispetto adesso. Loro sono dei libri viventi, cioè loro ci raccontano delle cose che hanno vissuto. Io mi ricordo con i miei nonni, mi raccontavano delle cose anche tristi, delle cose bellissime, dei detti. Mia nonna mi raccontava spesso una storia, una fiaba, che comunque continuava ad esistere grazie ai ricordi delle persone come lei. E queste cose a me piacevano. Cioè non ho mai trovato noioso il rapporto tra generazioni differenti, perché se hai una sua sensibilità è fruttuoso. È molto fruttuoso umanamente, e alcune cose le ho utilizzate per questa storia, per esempio, più che in altre situazioni, l'ho utilizzato tanto, ho inserito anche delle cose raccontate da mia nonna, da mio nonno soprattutto. Mio nonno raccontava una sola storia, una fiaba sola mi raccontava, era sempre quella, io la trovavo fantastica, e ogni tanto me la ripeto io ad alta voce, qualche volta l'ho raccontata a qualcuno del gruppo giovani. Molto bello. E ai figli delle mie amiche. Sarei quasi curioso di chiederti di cosa parlo. Era di due miei andanti che praticamente andavano in giro per una città, veniva a piovere, si ritrovavano ad essere accolti in un'osteria dove appunto c'era una sorta di personaggio oscuro, era quasi un horror, un vampiro, insomma, e loro poi riuscivano ad uccidere questo vampiro, era una storia fantastica, perché a me piaceva l'horror e quindi mio nonno mi raccontava questa storiella, e poi dopo finiva in bellezza, tra luce e vino, diventavano ricchi, miliardari, conquistavano delle donne dell'osteria, fantastica, una cosa del genere. C'era anche un lieto fine, insomma. Tutto. Tranne che morivano i vampiri, non mi ricordo se era un vampiro o era una persona soprannaturale, questo insomma, è il ricordo che c'ho ovviamente. Davvero incredibile, beh, in effetti se consideriamo che i poemi omerici erano una tramandazione orale, non facciamo fatica a capire in effetti come le storie vengano appunto raccontate oralmente. Io però ecco, mi concentro ancora su questo contrasto. Come viene gestito il contrasto tra due mondi differenti in questo libro? Allora, all'inizio, Sebastiano, appunto dettato, mosso dagli ormoni, perché effettivamente a 18-19 anni il movimento primario è quello ormonale, no? Perché tu comunque stai raggiungendo un equilibrio che stai faticosamente raggiungendo. All'inizio è molto arrabbiato, iroso, lo manda a quel paese il vecchietto, perché è così, perché non conosce mezzi termini, sarebbe anormale non conoscere già una diplomazia a 17-18 anni, no? Di già conoscerla, quindi deve ancora insomma levigare tutti gli spigoli. Il vecchietto, che è un uomo chiaramente che ha già tanti anni di esperienza, che ha già vissuto tante cose, quando lo vede così, gli risponde attorno. Sebastiano non accetta questa cosa, che ci sia qualcuno che sia migliore di lui, no? Sai quanti ce ne stanno migliore di lui, insomma, è appena entrato nel mondo. E quindi all'inizio c'è questa rabbia. Poi a mano il loro rapporto si evolve, quando si rende conto che una persona come Francesco lo capisce forse meglio di altre persone della sua vita. In primis i suoi genitori, che sono un po' assenti.
sono un po' troppo attenti alla superficialità delle cose, la mamma per esempio si preoccupa del nulla, è una donna melodrammatica, il padre è troppo impegnato nel mondo del lavoro e lui non ha punti di riferimento. Quel vecchietto invece è meravigliosamente più vicino a lui di quanto non sembri, soprattutto perché c'è una cosa che li avvicina. Non so se a te è capitato, no? Tu hai 28-29 anni, quando avevi magari 14-15 anni, stavi magari a tavola con la tua famiglia, con gli altri, volevi esprimere un giudizio e ti dicevano stati zitto che sei piccolo. Non so se ti è mai capitato, a noi capitava puntualmente. Ma poche volte, devo dire la verità, però... Nella nostra generazione era capitato. A noi nella nostra generazione era non stai zitto che sei piccolo. E questa cosa mia mamma me la dice ancora adesso che tengo 47 anni. Infatti, capito. No? Perché sei comunque quando più piccolo di lei. Certo, ovvio. Una persona molto anziana, nel caso di Francesco sono 79 anni, 70-80 anni, è una persona che sembra che da un punto di vista sociale non abbia più niente da dire. È un peso per la società, perché non lavora più, perché piglia la pensione e quindi deve stare zitto. Allora, i giovani devono stare zitti. Gli anziani devono stare zitti, no? Ma chi deve parlare? Non parla più nessuno. Devono parlare solo quelli al centro. E chi l'ha detto questa cosa? Perché i ragazzi non devono parlare? Perché gli anziani non devono parlare? E quindi due persone che non possono parlare, tra di loro potranno parlare, visto che tutti gli altri non l'ascoltano? Beh, mi sembra un punto di vista giusto. In effetti, ecco, io ho la fortuna di avere una nonna di 91 anni e ogni volta che vado a trovarla, comunque... c'è sempre lo spazio per un piccolo aneddoto, a volte mi faccio raccontare storie del tipo come ha conosciuto nonno, e diventa un qualcosa di completamente lontano da quello che noi tradizionalmente, insomma, siamo abituati a pensare, cioè noi in effetti la mia generazione, la generazione successiva soprattutto, non concepisce magari delle tecniche di corteggiamento, qui magari si va in oltre, diciamo, sì, stiamo un po' divagando, però comunque no, si va più pratico, più veloce, cioè, ma è anche divertente questo, è anche divertente questo, cioè nel senso, prima mi ricordo mia nonna mi raccontava che se qualcuno passava 10-15 volte davanti al cancello di casa significava che quella persona era interessata a qualcuno all'interno della casetta. Nella fattispecie, per esempio, mia zia ha avuto qualcosa tipo più di 150 proposte di matrimonio, andavano avanti e indietro, adesso figura dice, capirai, vai su Facebook, chiedi l'amicizia e poi dopo incomincia a ciarmettare un po', ci vediamo dopo per un caffè, ma è divertente anche questo, cioè nel senso, è il ritmo del tempo, e anche prima voglio dire, cioè, diceva mia mamma Cristia, quando io uscivo con tuo padre, quando eravamo fidanzati, uscivamo, io e tuo padre, dietro c'era zia, poi c'era un altro mio fratello, c'era tutta una carovana di persone che dovevano stare lì. A vedere queste cose. Però era giusto anche questo, perché in quel momento quelle erano le dinamiche, quelle erano le morali e si devono rispettare. Io penso che in effetti, ecco, ogni epoca abbia le proprie... e fa parte della crescita, insomma, del mondo, poi non sta a noi decidere se stiamo andando bene o stiamo andando male, ma infatti io sono convinto che tutti gli autori, intanto, ecco, ma perché non te ne vai, il libro di Christian Coduto, abbiamo provveduto, insomma, adesso a proiettarlo per dare anche un volto alla copertina di questo libro, parlando però, tornando un po' indietro, c'è sempre una crescita artistica. Parlando del primo libro Spalla a Spalla e parlando del lavoro con il Cineclub Vittoria e con la rassegna Independent Duel, sicuramente c'è stata una maturazione. Come credi che la tua scrittura sia maturata da allora? Allora, io ho sempre amato il cinema. Cinema e il teatro per me sono state delle cose veramente, la condizio sine qua non, proprio devono stare nella mia vita. E quindi il primo romanzo ha una fortissima valenza cinematografica, anche di sceneggiatura, di una serie televisiva, di un qualcosa comunque di rappresentabile. Il primo romanzo, cioè chi l'aveva mai scritto un romanzo prima, cioè chi l'aveva mai pubblicato, no? Poi incomincia a capire tante cose, un attimo solo che c'è la sveglia, devo almeno
spostamenti di uccido. Assolutamente, un piccolo fuori programma. Allora, non sopportabile che ti dura 45 minuti. Allora, il mio bisogno in quel momento era di descrivere fino all'estrema minuzia tutte le situazioni, e quindi il libro risultò logorroico, era veramente enorme, era un libro pieno zeppo di descrizioni. Ho tagliato molto col nuovo romanzo, con Ma perché non te ne vai, ho asciugato molto la scrittura. Il primo romanzo era pieno zeppo di battute, era molto ironico, era molto divertente. Il secondo è ironico ma amaro, si è evoluto un po'. Il prossimo romanzo, per esempio, sarà molto molto drammatico. Questo mi rendo conto che ho fatto un passaggio, un crollo. Beh, ma è un'evoluzione artistica, voglio dire, ecco. Però il prossimo romanzo, ancora sono stato talmente male nella stesura del prossimo romanzo, che il prossimo, se il prossimo ci sarà ancora, sarà un po' più leggero, perché ho sofferto tantissimo, sto soffrendo tantissimo nella stesura, e quindi ho bisogno un attimo di rasserenarmi un po', di appaciarmi un po'. Assolutamente, si vede il tormento, insomma, dell'autore in questo troppo, caso. Troppo, troppo, molto personale. Ecco, in questo caso c'è tanto di Christian, anche per chi non mi conosce magari certe cose non le sa, perché poi per quanto io abbia degli amici storici, c'è chi ti conosce, magari io ho vissuto sul lago di Como, ho vissuto in provincia di Torino, ho vissuto a Caserta, adesso vivo in provincia di Avellino, quindi ci sono persone che conoscono parti della mia vita legate alla residenza di Caserta, quando stavo, certo, a Castellammonte, quando stavo sul lago di Como, e quindi la totalità dei miei stati d'animo non la conosce inevitabilmente nessuno, ma semplicemente perché non c'ero. Beh, ma credo che in effetti è anche un bene, no? Molto spesso ci sveliamo anche troppo, e non chiederemo ovviamente a te di svelarti da questo punto di vista adesso, proprio perché il dramma, tra virgolette, deve essere tale quando viene compiuto in un'opera, insomma, cioè vogliamo vedere l'opera. Anche perché compiuta. Non basterebbero 20 giorni di riprese, insomma, per raccontarti tu, vedi, sono un logorroico, insomma, si è capito, quindi figurati, metto a parlare adesso, finiamo nel 2095, tipo. Assolutamente. Certo, questo tempo. Assolutamente no, purtroppo no, e anche perché non voglio ridurti alle lacrime, e ti chiedo dunque a questo punto in che modo la cultura cinematografica influisce direttamente sui tuoi libri. Tanto, tantissimo. Secondo me è un elemento fondamentale, anche perché è una forma di comunicazione, quella cinematografica, molto diretta. Perché al di là delle parole, perché la sceneggiatura, una sceneggiatura importante, la noti subito, però c'è anche la parte visiva, quindi ci sono forme di comunicazione sia visive sia di scrittura. E penso poi tendenzialmente tutti quelli che hanno avuto la fortuna di vedere un libro pubblicato sognano almeno una volta di vedere il libro che diventi un cortometraggio, un lungometraggio, uno spettacolo teatrale. Quindi per me il cinema è fondamentale nella stesura di una storia, mi aiuta molto nella visualizzazione dei personaggi, delle situazioni, delle cose che indossano, delle location in cui si muovono. Per me è un elemento fondamentale quello cinematografico, quando mi impegno nella stesura di una nuova storia. Mi sembra ottimo e giusto, in effetti, ecco. E che ci sia appunto questo legame comunque abbastanza profondo, in effetti viene dalla tua cultura cinematografica, e credo in effetti che appunto ci siano anche quindi collegamenti diretti tra la narrativa e la creazione cinematografica. È vero che però molto spesso si dice cose del tipo è meglio il libro del film, come se fossero due cose diverse. Ma in effetti si assomigliano molto la narrazione cinematografica e quella strettamente letteraria. Certo, ovviamente chi ha letto il romanzo rimane sempre un po' deluso, perché nella tua mente ti immagini i personaggi, i colori dei capelli, la voce, eccetera. Quando poi magari viene scelto un attore o un'attrice, dice però non è così, quello assomiglia, per me assomigliava ad un altro, non puoi piacere a te. Da questo punto di vista, però per ovviare a questa cosa ho fatto una cosa con Spalla a Spalla.
avendo avuto la fortuna di intervistare, di conoscere personaggi del mondo dello spettacolo, ho chiesto a tanti attori che ho conosciuto, con cui ho condiviso magari delle serate di presentazioni, a dare il voto ai personaggi di spalla a spalla. E quindi all'interno del romanzo tu trovi i volti di questi personaggi che interpretano i vari personaggi della storia. Così almeno evito il problema. Cioè, così è, e adesso non puoi inventartelo in un altro modo, ce l'hai proprio davanti ai tuoi occhi, adesso che vuoi, non puoi pensartelo in un altro modo. Ovviamente una battuta, però non troppo. Mio amore per... Intendo, non è, è una battuta, ma non troppo, ecco, perché comunque voglio dire, ha un suo riferimento, ecco. Sì, per me era è venuto naturale fare una cosa del genere, dare una connotazione quasi cinematografica, teatrale alla storia, perché d'altronde era così. E vabbè, anche il Ma perché non te ne vai, ce l'ho detto, piaceva anch'io. I due protagonisti sono... ecco, lui, chi sono Pietro, i due protagonisti? Questo mi... Lui è proprio Pietro, quel ragazzo che mi diede l'abbraccio quel perfetto giorno. E la persona accanto è una persona a cui io sono molto legato, è il papà di un mio carissimo amico. Oh, okay. Questo signore è morto qualche anno fa, dopo la copertina. E quindi noi siamo molto legati, noi anche dell'associazione Apple Pie di cui facciamo parte, perché è il figlio del presidente, è il genitore del presidente di Apple Pie, Antonio. E noi abbiamo sempre detto che, stando sulla copertina, da un certo punto di vista questa persona è come se fosse diventata eterna, nel senso che comunque sarà sempre lì. E lui era molto diverso però da Francesco, nel senso che era una persona, non era burbero, anzi era sempre molto sorridente, ma lo stesso Pietro non è come Sebastiano, solo fisicamente, cioè piccolino, mingherlino, tuttoino, no? Cioè, nel senso piccoletto, eccetera. E infatti ho detto, senti Pietro, scusami, sei tu Sebastiano, quindi devi dire che devi fare, devi stare sulla copertina. E lui ha accettato di fare questa follia, no? Perché volevo, è stata molto divertente, anche questa copertina, sono molto legato a questa cosa buffa di lui che fa lo smorfioso mettendosi vicino al vecchietto. Era anche qua c'è qualche cosa. È un'immagine vivida, sinceramente, a parte la fotografia scattata bene, anche vado a vedere anche un po' questi dettagli tecnici, ma comunque è un qualcosa di molto, si vede, molto, molto sentito, sinceramente, quindi la facciamo. Sì, è stato Gianni Lombardi che ha fatto la foto, è un ragazzo che insomma, con le foto è pazzesco, insomma, abbiamo lavorato tanto affinché quel momento fosse proprio del libro. Cioè, quando abbiamo visto la foto, sono proprio loro due, sono proprio Francesco e Sebastiano che si stanno prendendo in giro, perché nel libro spesso sono dei battibecchi anche molto ironici, e da questi battibecchi poi partono dei momenti di riflessione di Sebastiano che poi rappresentano la sua crescita umana. Mi sembra davvero bello, in effetti. Io credo che comunque, ecco, ancora una volta ci siano delle robe, delle cose davvero molto, molto personali in questo senso, anche perché si vede comunque che c'è una certa... La mano dell'autore è quanto più profonda possibile. E questo è quello che diresti ai giovani scrittori. Cerca di lanciarci un consiglio a questo punto, anche un po' a chiusura di questa chiacchierata. Quali possono essere allora, i consigli da dare? Allora... seguire dei corsi di scrittura creativa è utile, assolutamente utilissimo. Basarsi solo sui corsi di scrittura creativa anche no, nel senso, ti arricchiscono, ma poi ci deve essere la tua idea, il tuo pensiero, e devi avere la piena libertà di scrivere, ovviamente rispettando le regole grammaticali. Quella è l'unica cosa, cioè punteggiatura, verbi con l'accento. Sono gli unici mantra. Lanciamo un appello, sì, poi dopo ti farò anche un'altra domanda del genere. Non si può vedere la differenza tra e accentate e congiunzione, quelle cose si devono sapere, proprio basilari. Però le regole, hanno insegnato tantissimi scrittori, sono fatte anche per essere dribblate e trovare una forma di comunicazione, altrimenti scriveremo tutti quanti allo stesso modo. E ci sono dei geni che probabilmente hanno fatto piripiri ad alcune regole e hanno trovato una loro forma di comunicazione. Quello è l'unico consiglio che dico: scrivete quello che vi sembra giusto scrivere. L'unica cosa, avere la consapevolezza che quello che state scrivendo mai prendersi troppo sul serio, perché se ti incominci a prendere troppo sul serio diventa un lavoro e non è più divertente. La scrittura deve essere
Again. Aspetta. Ok, va bene. Poi tenderemo a Christian anche una domanda sulla, sulla formazione. Qui ti devo, appunto, te la volevo far prima, volevo aspettare un po', però a questo punto te la faccio adesso. Quanto è importante la formazione per te? Non possiamo non chiedertelo oggi. Allora, io ho avuto la fortuna di, io ho avuto un ottimo ottimi insegnanti al liceo. Io ho fatto lo scientifico e devo dire la verità, mi hanno aiutato tantissimo. Questa è stata una formazione basilare. Poi mi sono lanciato molto scrivendo su dei giornali online. Quindi ho scritto tantissimo, recensioni, piccole storie, eccetera. E il mondo dei blog. I blog mi hanno dato la possibilità di viaggiare con la testa, inventare personaggi, situazioni. Ho avuto un blog, Farmaco Ultra Violetto, che è andato benissimo nei primi anni 2000, nella classifica italiana su 10.500 posti arrivammo in posizione 325, quindi andò molto 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 bene, c'erano molti follower, molte, ed erano delle forme di comunicazione diverse rispetto a Facebook, cioè Facebook, Instagram spesso si riducono ad un hashtag. Là c'era proprio la possibilità di scrivere, di creare storie, di creare situazioni, di descrivere eventi, ed era estremamente divertente, perché c'erano persone che come te che si confrontavano. Da là poi sono usciti degli ottimi blogger, autori, Pulsatilla, per esempio, voglio dire, no? E che ha la ballata del Brugnesec, che vendette 50-60.000 copie, insomma, fu un trionfo editoriale. Giulietta Sprinz fu il seguito, che andò molto molto bene. E non solo lei, Rossella Drudi, che vabbè, è una sceneggiatrice, insomma, degli anni 80, è stato divertente, e molti dei ragazzi che conoscevo all'epoca hanno poi pubblicato dei romanzi. Alice Suella, che ha pubblicato con Gianluca Morozzi, insomma, che aiutiamo a dire, insomma, è uno scrittore che, insomma, è pazzesco, ed era divertente perché ci confrontavamo tantissimo raccontando tanto, avevamo uno spazio a disposizione potenzialmente infinito, e quello è stato un banco di prove importantissimo. Però scrivere un romanzo, scrivere per una casa editrice è una cosa un po' diversa. Là ti devi mettere a confronto con figure come l'editor, come il correttore di bozze, e là devi capire bene tante regole aggiuntive. Infatti il primo romanzo, io ho avuto la fortuna di avere come editor Viviana Calabria, che è anche una delle mie più care amiche, per tutti e due i romanzi. Il primo romanzo con me ha fatto un lavoro di taglio e cucito lunghissimo, perché il libro erano 500 pagine, e l'editore disse: guarda, qui siamo tutto il bene, massimo 330, quindi abbiamo dovuto tagliare tanto della storia, però doveva rimanere sensata. Col secondo romanzo non abbiamo tagliato niente, perché mi sono auto ripulito dalla scrittura. Chiaramente l'esperienza in questo poi ti aiuta tanto, e però i corsi di scrittura creativa, insomma, chiaramente quelli ti aiutano tanto, anche quelli, questo è inevitabile. Io ti volevo ringraziare, Christian, per essere stato qui con noi. È stato davvero un bel incontro, e parlo personalmente, sinceramente mi ha lasciato qualcosa, e sono sicuro che l'avrà lasciata sicuramente tutti coloro i quali guarderanno anche questo evento on demand sulla nostra Luna Social TV, sul nostro palinsesto completamente gratuito di eventi formativi. Grazie mille, Marco, grazie veramente per la disponibilità. E poi è un piacere fare queste chiacchierate con dei ragazzi anche molto giovani, molto svegli, molto... come te, insomma, mi hai stato molto cerchiamo di essere svegli, in effetti è il sale del mondo, diciamo, cercare di essere più pronti possibile al dialogo, soprattutto. Ti ringrazio davvero tanto. Grazie mille davvero, a presto, un saluto a tutti coloro i quali hanno guardato questo evento e che lo guarderanno su Alma Social TV. Buon proseguimento, ciao a tutti, ciao.